testa che la storia sta girando come un corvo dalla luna. Declinando, dormi dormi nel tuo letto, da quella cassa zincata ti sorvegliano da presso nella notte sigillata. Innalzati come pietre sopra il cuore di quel caos tanto malato che chiamiamo nostra vita, nel pensiero che la gioia sia l'ennesima ferita. Pensare che chi va poi non ritorna dentro a questa solitudine ultramoderna. La vita mia, preso per viltà, per assedio della gran società, per tedio pietà. Ma la società non è roba mia, sono solo un gra, nello d'anarchia. Sul legno muschioso cui mio papà dondolava appeso dalla pietà della polizia. Frutto velenoso nacqui per via del vento e di un gra, nello d'anarchia. Ho diviso il pane, quello che c'è con gli amici e con il primo che passava per via. Nel Vangelo c'è scritto così sia, ma si sa che è un testo dell'anarchia. Non ho soldi e mi chiedono perché non lavori e che vita fai così. Ma quando ne ho, mi chiedono a chi li hai portati via. E risorge in 8 ore appena, e prima di cena, sul Monte Calvario, gli danno il sario. Ritorna alla casa distante, la testa sul piatto, gli apostoli stanchi.
si sveglia, riprende la croce, migliaia di cristi che vanno al lavoro e pregano in coro di farsi ammazzare dal Dio pendolare. E quando la sera lo schioda nascendo, un sorso d'oceano e lui si prende, per oggi il salario è un pesce due pane. Saluta col sangue le mani dicendo a domani. E intanto la notte arriva la fine, si veste uno straccio corona di spine, arriva in ritardo insieme al padrone, gli dice il padrone rispetta l'orario. Io appartengo alla classe dominante, ma come sosteneva Gramsci, io faccio parte della classe egemone. Cari compagni, queste sono le vostre parole, sono parole bellissime. Quanto è più sofisticato anche scientifico utilizzare il binomio egemonia subalternità rispetto a servo padrone, fa cacanza, posso sentire. Com'è più sfizioso dire dominante, dominato, che sembra quasi come dire io sto sopra, tu stai sotto, eh? Invece che vittima e carnefice, che è orrendo. Cari compagni, queste sono le vostre parole, noi le abbiamo imparate da voi, grazie. Noi, cari compagni, un tempo, secoli fa, abbiamo fatto credere che la terra era nostra, come se qualcuno potesse essere il padrone della terra, ma chi sei? Bimbo Kid, Superman. Voi ci avete creduto, noi abbiamo messo a lavorare la terra, vi abbiamo detto che potevate lavorarla per intero e prendervi la metà del raccolto.
Voi pensavate di aver portato via a noi la metà delle nostre proprietà, eravamo in realtà noi che rubavamo a voi la metà delle vostre fatiche. Voi vi svegliavate all'alba, mangiavate la vacca, noi ci svegliavamo a mezzogiorno, bevevamo il lattuccio. Grazie. È andato avanti così per secoli, è vero o no? Poi un giorno vi siete ribellati. Ma è giusto! Cioè, dico io, era ora pure, no? Chiunque altro avrebbe fatto la stessa cosa. Allora, voi stessi ci avete spiegato che vi siete ribellati grazie a noi. Perché siamo stati noi a raccogliervi dalle campagne, alle officine, come briciole su una tavola sparecchiata, e vi abbiamo messo a lavorare tutti insieme, uno sull'altro, dentro le fabbriche. Siamo stati noi che vi abbiamo unito, come cinque dita in un pugno. Cari compagni, cari compagni. E lì voi avete preso coscienza, coscienza di classe. Questa è una parola vostra, ed è un'altra parola meravigliosa. Però no, coscienza di classe. E allora noi abbiamo messo a lavorare su macchine enormi e costose che voi non avreste potuto, diciamo, comprare in un'intera vita di lavoro. Macchine sulle quali operavate come scimmie ammaestrate. Tira una leva, spigna leva, tira una leva, spigna leva, spigna butto, prendi il pezzo, mettilo sul nastro trasportatore e ricomincia da capo, così per tutto il giorno. E voi vi siete arrabbiati, ci avete detto che quello era un lavoro infantilizzante. Ci avete detto che non era più lo strumento, la macchina che serviva al lavoratore, come un tempo era la sega per il falegname, bensì era il lavoratore che serviva la macchina, cioè che il lavoratore era meno di una macchina, di un pezzo di ferro. Ci avete spiegato incontrovertibilmente che semilavorare o semilavorato significa che alla fine della giornata di lavoro hai fatto un tubo e non sai se questo tubo diventerà lo scarico del cesso o la canna di un fucile. Questa cosa l'avete chiamata alienazione. Alienazione, cari compagni, è una parola bellissima. Io quando la sento, ci cioè, vengono in mente, vero? Cioè, quei film tipo degli anni 60, non capisci un cazzo, però belli, affascinanti. Alienazione. Che veniamo stasera, che c'è in televisione? L'alienazione. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato i diritti, ovvero sia la democrazia, la straordinaria opportunità di poter votare per noi. E poi voi ci avete riso in faccia. Ci avete... Ma è vero, cari compagni. Ci avete spiegato che in una società capitalista è il capitale, il denaro che media le relazioni importanti, quelle che devono essere modificate, come per esempio le relazioni lavorative, perciò i diritti voi li volevate. Ma in fabbrica, ve ne fregavate ad andare a mettere la crocetta sul simbolo, che è la croce, come gli analfabeti. Allora noi abbiamo fatto il parco pubblico, la pista ciclabile, che c'è qualche casa popolare, un po' le scuole. E voi vi siete arrabbiati ancora di più, ci avete spiegato che quello che volevate ve lo sareste presi da soli e che comunque le relazioni tra le classi sono relazioni conflittuali. Questo conflitto l'avete chiamato lotta di classe. Cioè, è un concetto meraviglioso. Ed è vostro, noi l'abbiamo imparato tra voi. Cari compagni, voi eravate i primi della classe, dei geni. A fronte di questa vostra straordinaria capacità, di questa incredibile preparazione, io vengo a chiedervi, ma sinceramente, onestamente, perché siamo noi che stiamo al governo e voi non contate un cazzo? Ci avete messo due secoli per produrre questo immaginario straordinario, questa visione del mondo incredibile, e ci avete messo due minuti per dimenticarvela. Cioè i vostri rappresentanti oggi non trasomigliano più neanche da lontano a quelli che vi rappresentavano un tempo. Cari compagni, sono così abituati a vederci governare che pensano che per governare bisogna comportarsi come noi, ma quello che facciamo noi lo sappiamo fare noi. Ma che cazzo ci capite voi di banche? No, questioni immobiliari, le vostre idee erano diverse, voi parlate di rivoluzione, dittatura del proletariato, società senza classi, tutti concetti straordinari, ma tutti, insomma, tutti oggettivamente contro di noi. Noi avevamo il diritto di difenderci, voi però avevate il dovere di contrattaccare. Se avessimo semplicemente immaginato che eravate così deboli, cioè vi giuro, veramente, non avremmo picchiato tanto forte, scusate. Per non parlare dei vostri cugini cinesi, che sono riusciti a mettere insieme le due cose che odiavate di più, capitalismo e dittatura. Cari compagni, onestamente io oggi vi chiedo di immaginare per un attimo se al governo ci fosse uno di voi, un uomo vero, se Antonio Gramsci fosse il presidente del Consiglio. Non tutto riconosco, magari c'è qualcuno più giovane. Gramsci, nato in una famiglia poverissima, in Sardegna, a 2 anni colpito da tubercolosi ossea alla spina dorsale, rimase alto 1,5 metri per tutta la vita. Gramsci era un gigante, no? Gramsci che a 10 anni lavorava 10 ore al giorno per guadagnarsi 1 chilo di pane. Gramsci che studiando ottenne una borsa di studio per andare a studiare a Torino, all'Università di Torino, studiava di notte durante l'inverno camminando per non congelarsi i piedi. Gramsci che fondò il grande partito comunista. Gramsci che
fece un solo discorso in Parlamento, poi venne arrestato dai fascisti, messo in galera per 10 anni, uscì di galera 5 giorni prima di morire, eppure Gramsci è quello che ricordiamo per averci detto, a distanza di decenni, di un secolo, che dobbiamo opporre l'ottimismo della volontà al pessimismo della ragione. Se Gramsci fosse presidente del Consiglio oggi farebbe tutt'altro governo. Chiamerebbe un poeta e gli chiederebbe di fare il ministro della cultura. Gramsci farebbe così. Gramsci avrebbe un contadino umiliato, uno che quando va a vendere le carote al mediatore gli dice: mi devi dare 7 centesimi al chilo perché sennò io di meno ci rimetto. E quello lo umilia, gliene dà 4 per vendere le medesime carote a 10-20 volte di più al supermercato. Gramsci chiamerebbe quel contadino umiliato e gli chiederebbe di fare il ministro dell'agricoltura. Gramsci farebbe così. Gramsci chiamerebbe un lavoratore precario, uno per il quale precarietà non è una parola da pronunciare con la lacrimuccia, bensì una condizione che si vive costantemente, per la quale non ci sono più lacrime da piangere. Un lavoratore precario che, se sentisse un anziano padrone borghese dire in televisione, in una trasmissione importante, che il lavoro fisso è noioso e monotono, gli direbbe: prima cosa, hai detto una stronzata, lo sai. Mia nonna diceva: lavati la lingua col sapone. È un gesto, è una cosa simbolica. Seconda cosa, signor Mario Monti, ma vada in pensione, c'è più di 60 anni, ma non per lei, lo faccia per noi, per rispetto a noi che non ci andremo mai in pensione. Signor ex presidente del Consiglio, provi lei ad andare in banca a chiedere un mutuo e quando l'impiegato gli chiede che lavoro fai, gli risponde: ma un po' qua, un po' là, perché il lavoro fisso è monotono, e vedrà se glielo fanno il mutuo. Gramsci chiamerebbe. Grazie, compagni, grazie. Cari compagni, cari compagni, io penso che Gramsci avrebbe quel lavoratore precario e ne farebbe il ministro del lavoro. Gramsci avrebbe così. Gramsci avrebbe la sorella di Stefano Cucchi, la madre di Federico Trovanti, la nipote di Francesco Mastro Giovanni, il figlio di Aldo Pianzino, il genitore di Riccardo Erasmo, la sorella di Giuseppe Uva. Sono un parente di una qualsiasi persona che, dopo aver incontrato una guardia in divisa, non è tornata a casa viva. Gramsci chiamerebbe la signora Patrizia Moretti Aldrovandi e ne farebbe il ministro della giustizia, una donna che può parlare di giustizia perché ha conosciuto l'ingiustizia. Gramsci farebbe così. Cari compagni, Gramsci chiamerebbe un pacifista, magari un cardiochirurgo che invece di fare miliardi nelle cliniche svizzere se ne va in Africa a curare i bambini, e ne farebbe il ministro della difesa. Un pacifista ministro della difesa, non come è successo nel vostro paese. Un generale ministro della difesa, uno con le bombe, con i mitra in tasca. Un generale ministro della difesa è come, non lo so, un piromane capo dei pompieri. Gramsci non farebbe così. Un pacifista ministro della difesa. Gramsci chiamerebbe un immigrato, uno che si è preso a colpi d'accetta in Ruanda, deportato in Congo, che si è fatto 10 anni di galera magari in Libia, che è riuscito a scappare con un canotto, un gommone, è arrivato in Italia, è stato messo per non aver fatto niente, 1 anno e mezzo in galera, in una galera chiamata CIE. Gramsci chiamerebbe quell'immigrato e ne farebbe il ministro degli esteri, lo manderebbe in giro per il mondo a parlare al nome del nostro paese. Gramsci farebbe così. Gramsci chiamerebbe un parente qualsiasi di una qualunque vittima di una qualsiasi strage di Stato, Ustica, Piazza della Loggia, Banca dell'Agricoltura, eccetera, e ne farebbe il ministro degli interni. Scomparirebbero tutti i segreti di Stato, tutti gli omissis. Gramsci farebbe così. Io credo, cari compagni e cari compagni, che in questo strano paese, anche se soltanto un bagnino diventasse il ministro del turismo, già sarebbe un paese migliore. Eppure, cari compagni, siamo noi che stiamo al governo e poi non contare un cazzo, ma veramente niente proprio. Cioè, è veramente incredibile come una storia sia beffarda nei confronti degli uomini, è vero o no? È vero, ma noi, la comunità internazionale ci chiede di essere molto più stronzi, ma anche un pochino più eleganti dei nostri predecessori. Io lo dico sempre ai miei servi, ma veramente, cioè, per mettervelo con rispetto parlando nel culo, cioè non bisogna essere volgari, cioè basta un po' di pazienza e 2 dita di vaselina. Perché il capitalismo, sì, ma certo, compagni, il capitalismo è comunque quel grosso ombrello che vi infiliamo nel culo ogni giorno, ma non dovete pensare che sia un ombrellaccio di 5 euro di quello che vende nei marocchini quando comincia a piovere. È un ombrello di seta, col manico d'avorio, col puntale d'argento. Eppure io so, sono certo. Cari compagni, che qui alcuni tra voi diranno: ma questo, ma di cosa sta parlando? Queste sono le ideologie dell'Ottocento, del Novecento. Noi abbiamo un altro pensiero, però no? Noi abbiamo altre strategie, altre tecnologie, noi siamo l'ideologia 2.0. E molti di voi probabilmente hanno già trovato qualcuno che li rappresenta. Qualcuno che ha preso la vostra indignazione zoppicante, la vostra rabbia confusa e ne ha fatto un programma. Pochi punti, semplici, chiari, va spiegato quello che pensavate, è vero o no? E voi no. Adesso guardate verso quella bandiera e sperate che quella bandiera, sventolando forte, faccia a pezzi il sistema.
il potere, la cricca, la casta. Ma poi, cari compagni, sapete cos'è il sistema? È un gruppo di deputati e senatori, presidente, vicepresidente, ministri, sottosegretari, i cui volti e i cui nomi sono noti. Lì c'è il sistema, il potere. Ma quegli uomini e quelle donne non fanno parte dei medesimi partiti che governano l'intera nazione, dalle regioni, le province, i comuni, fin dei più piccoli borghi? E attorno a loro non è pieno di impiegati funzionari di cui voi non conoscete né il volto né il nome, non perché essi si nascondano, ma perché è il numero a nasconderli. Sono un'infinità. E non gestiscono lo stesso sistema? Non sono ingranaggi, magari piccoli, minuscoli, della stessa macchina, cellule dello stesso organismo? E nei sindacati è la stessa cosa. E nella Chiesa, dal più alto prelato al più piccolo, giovane, onesto prete di campagna. Se lo sa qualcuno di voi mi dirà, ma come no, dai, ci stanno i preti di strada, stanno dalla parte nostra, fanno le nostre stesse battaglie. Ci stanno addirittura, o ci stavano, i preti anarchici. Ma ne vogliamo parlare? C'è un prete anarchico, una cosa che neanche, cioè, un OGM è possibile. Proprio, no? E viva Maria e viva l'anarchia, sia con Dio ma anche contro di lui. Ma sì, ma anche nel più onesto sacerdote non c'è lo stesso potere, lo stesso sistema. Non sale su un altare con un abito sacro a parlare a nome di Dio. Parliamo di economia, e non voglio parlare delle multinazionali, di cui sappiamo tutto, anzi non sappiamo niente e peggio ancora. Parliamo dei bond argentini, e non voglio parlare del Fondo Monetario Internazionale, cari compagni, cari compagne, ma di vostro padre che ha investito i suoi soldi in quelle obbligazioni. È andato a Buenos Aires con i tangheri, tanghisti, tangheri, con la valigetta dei soldi, come Calvi? No, è andato nella banca sotto casa, ha fatto pochi passi. La banca sotto casa non fa parte dello stesso medesimo sistema che voi vorreste vedere distrutto. E l'impiegato che l'ha convinto, magari è una brava persona, uno che dà l'8 per mille alla Chiesa Valdese, alla Emergency, a Greenpeace, uno che manda l'SMS per i bambini poveri, non fa parte, non amministra lo stesso sistema, è vostro padre, cazzo. Cioè, magari era un contadino, sapeva che la terra è bassa e si fatica a lavorarla, come ha potuto pensare che mettendo i suoi soldi in banca poteva guadagnare standosene seduto in poltrona a guardare la partita? Anche vostro padre ha sperato di entrare nel numero dei furbi che guadagnano senza fatica. Anche vostro padre fa parte dello stesso sistema. Vedete, cari compagni, c'è stato un momento nel quale io ho pensato, adesso loro faranno la loro meravigliosa rivoluzione e vediamo come finisce. Quando sono arrivati gli immigrati nel nostro paese, mi sono detto, le nostre classi subalterne si alleeranno con loro. Invece, a quale pietoso spettacolo abbiamo assistito? Invece di vedere i proletari allearsi con i sottoproletari per combattere la borghesia, abbiamo visto un proletariato ormai borghesizzato chiedere aiuto alla borghesia per combattere contro i sottoproletari. Perché siete stati voi, classi subalterne, le prime a ribellarvi contro questi poveri disgraziati. Ma che ci andava? Il presidente della Banca d'Italia con la giacca, il doppio petto, la cravatta a bruciargli le case? Ci andavate voi, povera gente. E comunque voi che avete, capito, rifatto il salottino, magari semplicemente ristrutturato un monolocale chiamando un muratore albanese pagato in nero. Voi, con la vostra badante ucraina, pagata in nero. Voi, con la donna di servizio che pulisce le scale del condominio popolare, rumena, pagata in nero. Voi che mandate l'SMS per il bambino povero, al quale un tsunami ha distrutto la casa, 1 euro, 2 euro, 5 euro, e un attimo dopo andate con vostro figlio che ha la stessa età di quel bambino a comprare un pallone di cuoio cucito da quel bambino che magari nel frattempo per campare la famiglia si è venduto un rene. E voi lo fate, cari compagni, sapete perché? Perché sapete come noi, che un pallone cucito da un operaio assunto a tempo indeterminato rimbalza né più né meno di un pallone cucito da un bambino senza un rene. Cari compagni, voi siete nazisti in giacca e cravatta. Voi siete orrendi, siete dei mostri, siete degli assassini, siete dei bastardi, siete delle merde, e lo siete in una maniera meravigliosa. Io quel giorno mi sono detto, noi facciamo schifo, ma loro sono identici a noi. Perché noi come voi sappiamo perfettamente, siamo consapevoli del fatto che il pesce grande mangia il pesce piccolo, ma tanti pesciolini non mangeranno mai un pesce grande. L'unica possibilità di sopravvivenza del pesce piccolo è diventare parassita del pesce grande, mangiare gli avanzi del suo pasto e in cambio spidocchiargli la coda. La conoscete quella barzelletta? Dai, sì, insomma. Il formicaio ogni giorno viene distrutto dall'elefante. L'elefante passa e distrugge un giorno il formicaio. Le formiche si incazzano. Dicono, noi siamo tanti, lui uno solo. Appena arriva l'elefante, si organizzano, gli saltano addosso. L'elefante è completamente coperto dalle formiche. Completamente. Un attimo si scuote, tutte le formiche già stanno a terra. Solo una gli rimane qua sul collo. E tutte le altre da sotto. Strozzalo, strozzalo, strozzalo. Fa ridere. È vero o no? Fa ridere. Fa ridere perché non è possibile.
Avete quelli che usa il potere. Il potere sono i faraoni che vivono nei palazzi affrescati. Il potere siete anche voi. Cellule dello stesso organismo. Fate meno danno perché siete più piccoli. Perché una formica fa meno danno di un elefante. Ma non per questo possiamo dire che l'elefante sia più bastardo della formica. È vero o no? Non siete d'accordo. E sono contento che non siete d'accordo. Scendete in piazza. Urlate, strillate. Lo sapete fare benissimo. Noi no, non siamo portali. Ma voi sì. Fatelo, fatelo, perché prendete sfoga. Noi facciamo ciclette, pilates. Voi andate in piazza. Veramente, non sto scherzando. Cioè, fa bene. Vi giuro. E noi scenderemo in piazza con voi. Voi ci urlerete in faccia tutte quelle frasi vergognose. E noi vi bastoneremo di santa ragione. Ma sappiate che per ogni bastonata vi siete meritati una carota. Io vi ringrazio. Mi dispiace di aver interrotto. C'è un concerto così bello. Scusate, sono anche un po' emozionato. E cosa dire? Vi chiedo soltanto una cosa. Stasera, tornando a casa, anche se tornate tardi, per un attimo, c'è una preghiera, pochi secondi, passate davanti a uno specchio. Sappiatelo, perché quando vi dico che noi siamo uguali, non sto scherzando. Siamo più che uguali, identici. Perciò fermatevi un attimo davanti allo specchio e guardateci dentro. E nello specchio vedrete me. Grazie. Scambia con il padrone. Di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Mi guardo intorno nella casa del ladro e tutto rubato. Pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto è frutto di un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento. Che rifatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono un ladro soltanto, io sono il padrone. Alza via l'occhio destro, quel che guarda è sinistro, taccia la bocca a memoria di quel che ha visto. E io mi muovo adesso, prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente, e capisce che sputare veleno per tutta la vita non è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Ma il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è un bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non sappia l'occhio destro, quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memoria di quel che ha visto. E io mi muovo adesso, prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Difatti alla fine il padrone è una specie di ladro, solo che quando ruba il padrone non è mica reato, e anche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro, e quel ladro mi dice che lui non è un ladro soltanto, io sono un ladro, gli dico, e così mi avvicino. Io sono un assassino. E così, sotto il cielo turchino, c'è un padrone di meno. Dediamo normalmente questa canzone a Gaetano Bresci, tessitore, anarchico e uccisore di tutti. Alza via l'occhio a destra, quel che guarda è sinistro, lascia la bocca a memoria di quel che ha visto. Mi muovo adesso,
passo, prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino.